Gli allievi dell'Istituto Tecnico per Geometri Ugo Tiberio di Termoli hanno organizzato una suggestiva mostra di progetti di valorizzazione architettonica e strutturale di alcuni luoghi simbolo del territorio. Tanti palazzi, monumenti e siti di interesse socioculturale analizzati dai ragazzi dell'ultimo anno in tutto il Basso Molise. Il lavoro è stato messo in atto sotto l'attenta e appassionata guida del docente Elio Scutti e sarà visibile in una mostra aperta al pubblico e soprattutto che sarà a disposizione di tutti quei ragazzi che dovranno scegliere il proprio percorso formativo in questo periodo. È una mostra che anche quest'anno si ripete dopo lo scorso anno, è una mostra che quest'anno interessa i centri storici del Basso Molise, alcune preeminenze architettoniche all'interno degli stessi, è una mostra fatta da ragazzi di 18 anni che ovviamente si sono impegnati a morte, però io credo che il risultato sia stato di ottimo livello. La mostra, intitolata I luoghi della memoria, si divide in quattro particolari sezioni. Frange urbane, che analizza tutti i pezzi dei nostri paesi, delle nostre città. I castelli, mette in evidenza alcune preeminenze importanti come quelle di San Martino e come quello di Serre Capriola. Ci sono i palazzi ducali che interessano due edifici, quello di Guglionesi e quello di Palata, e dopo ci sono le dimore storiche che interessano alcuni palazzi di proprietà di alcune famiglie nobili del territorio molisano e dell'Alta Puglia.